Siamo a Civitanova nel villaggio di Natale che proseguirà fino al 7 gennaio. Qui abbiamo il signor Mauro Camilloni, originario di Roma ma che sta qui a Civitanova, diciamo adottivo di Civitanova. Perché, signor Mauro? Adottivo perché io vengo da un territorio che è stato devastato dal terremoto. Abito a Castel Sant'Angelo sul Nera, sono originario proprio delle Marche, le Marche Alte, l'Alto Maceratese. Sono qui per dare una mano a un amico che mi ha chiesto una cortesia anche per passare un po' di tempo, anche per distogliermi un po' da quello che è, da quello che è stato più che altro. E sono qui, mi diverto, passo il tempo, lavoro. E cosa vende qui nella casetta natalizia? Nella casetta innanzitutto vendiamo tre cose, diciamo, proprio dell'Alto Maceratese, perché abbiamo dell'ottimo vin brûlé, che è una ricetta un po' particolare proprio mia. Poi abbiamo il vin cotto, un'altra ricetta sempre nostra. E poi vendiamo le castagne, che anche quelle vengono su dal Maceratese Alto, è un prodotto proprio tipico nostro, su delle nostre terre. E questo vin brûlé so che va a ruba, nel giro di poche ore sparisce. Certo, ritrovarmi a fare il vin brûlé al mare, beh, insomma è stata una bella sfida. Però una bella sfida. È piaciuto, piace, viene degustato molto bene. Senta, però la sua storia parte da lontano, ecco, abbiamo citato Castel Sant'Angelo sul Nera, sì. una delle zone particolarmente colpite dal sisma qui nelle Marche. E lei dove sta alloggiando qui a Civitanova? Io qui alloggio, non per pubblicità, alloggio all'Hotel Velus dal 30 di ottobre. Una famiglia veramente eccezionale di cui posso soltanto dire non bene, non c'è un aggettivo che possa qualificare tutto quello che hanno fatto per noi, che ancora stanno facendo per noi e faranno sicuramente, perché non si sa ancora i tempi quando ci consegneranno queste casette. Noi speriamo molto presto anche per tornare nelle nostre terre.